Buonasera. Ciao, ragazzuoli, siamo pronti? Siamo carichi? Sono un po' stanchino, sinceramente, però avevo proprio voglia di giocare. Anche perché è molto curioso su quello che potrà succedere. So perché non mi appare il numero degli spettatori, come sempre. Aspetta un attimo. Ok, ora sì. Ma perché mi segna zero spettatori, non è vero? Infatti c'è zero. Sì, raga, ma comunque è buggatino anche per Twitch a volte. Va buona. Raga, direi che quanto siamo? 3 minuti. Dai, a 5 minuti iniziamo. Aspettiamo ancora 2 minutini. Aspettiamo ancora 2 minutini. Raga, mi sono tornato a casa perché ero fuori. Mi sono tornato a casa. Mi sono cambiato la maglietta perché l'altra era sudata come non so che cosa. Maglietta con le stelline. E siamo pronti per cominciare. Tanto ragazzi, vi volevo ringraziare perché siamo arrivati a 30 follower su Twitch. Ecco, brava, brava signorina Leo. Continui così, sta facendo un ottimo lavoro. Tra l'altro, devo vedere come metterti a te, amore mio, la coroncina. Cioè, insieme al moderatore che ha la spada, devo metterti anche la coroncina. Perché mi pare che sia tipo il VIP del canale. Però non so come si fa. Devo vedere, devo informarmi. Vedi, siamo telepatici. Ma perché mi segni a zero? Non è vero! Twitch, svegliati, per favore! Signor Twitch? Ok, ragazzi, siamo 5 minuti, dai, iniziamo, sono qua. Vai. Nell'entroterra continuiamo. Anche perché siamo di nuovo Ellie. Non vedevo l'ora. Ragazzi, tra l'altro, hanno rapito Abby e Lev, la sua nuova compagna di viaggio. Però Ellie è ripartita, lasciando Dina e appunto JJ, che è il bimbo, lasciando loro per andare a compiere nuovamente la sua vendetta, cercare di compierla nuovamente. Dopo aver subito il fallimento dell'ultima volta. Solo che hanno rapito un nuovo gruppo, ha rapito Abby. E non sappiamo minimamente. Dopo che Abby aveva trovato, cioè era riuscita a ricontattare le luci. Quindi le luci sono ancora vive. Appunto, l'hanno rapita. Quindi un nuovo gruppo l'ha rapita.
Vediamo come va avanti la cosa. Comunque ragazzi, il gioco dovrebbe durare circa 30 ore. Siamo a 20... 23? No, non mi ricordo quante ore siamo. Aspetta. 25. Mancheranno ancora 4-5 ore di gioco, raga, che non sono poche. Non sono poche, eh. Siamo quasi alla fine, però ancora 4-5 orette mancano. Quindi penso che in altre due live... Questa è un'altra, anche perché ragazzi, stasera massimo l'una, stacco perché domani c'è un altro giorno di riprese per il film di Scream 5 parte seconda, quindi non posso andare a letto tardissimo. Se no non mi sveglio. Buonasera Mariano, buonasera. Ma perché mi dà sempre il nome? Cioè, sia Angie che Mariano, tutti e due il nome verde. Cioè, mi confondo. Tra l'altro la diretta segna ancora 0 spettatori. Bah, Twitch è drogato, va bene. Ah, le informazioni affidabili che avevamo ricevuto in cambio del pesce si sono rivelate infondate. Nonostante le continue battute d'arresto, sento ancora che le luci sono a Santa Barbara da qualche parte. Sto immaginando l'espressione di sufficienza che faresti ascoltandomi. Piantala. Ho un'altra pista da seguire nei sobborghi. Augurami buona fortuna. Ero seduta con Lev accanto al fuoco. Quindi ragazzi, questa è una lettera di... è una nota di Abby. A fissare le onde. E ti ho pensato. Gli ho raccontato la tua stupida barzelletta con la nonna in skateboard. Ha riso talmente forte da sputare il pranzo. Non l'avevo mai visto così felice. Mi manchi. Ah, quindi è un maschio Lev, non è una femmina. Ma allora? Cioè, quindi quei maniaci, oltre che essere maniaci, erano anche... maniaci sotto quel punto di vista, perché avevano chiamato donna un maschio, cioè moglie un maschio. Oh, ora si è attivato il conteggio degli spettatori, meno male. No, non l'ha lasciata a noi. Ah, io vedo verde uguali, sinceramente, vabbè. Solo che tu hai la spadina, lui no. Ok, qui ti sarebbe piaciuto, nessuna città, solo piccole carovane che fanno su e giù lungo la costa. Dicono tutti che Santa Barbara è maledetta, una sorta di triangolo delle Bermuda. A me piace. L'altro giorno ho visto una foca, piena di macchie. È il tuo modo karmico per irridermi? Mamma mia, ragazzi, Ellie con i capelli corti. Sinceramente mi piaceva molto più con i capelli più lunghi. Però anche così è sempre carina. A sbaglio è un po' più muscolosa. Leggermente. Un po' più definita. No, a me, ti ripeto, a me si vedono uguali, boh. Si vede che ognuno cambia il colore. Dipende da chi la guarda. Io vi vedo tutte e due verde chiaro. Sì, contagio e anche in maniera pesante. Ragazzi, siamo in California, con Ellie. Finalmente, mia cara Ellie, piccolina, finalmente torno a usare te, ora sì che sono felice e posso giocare seriamente, molto seriamente. Vabbè, anche con Abby giocavo seriamente, però nel senso... Allora... Adesso mi devo riabituare alle armi di Ellie perché... Allora, mettiamoci l'arco, ovviamente. Esploriamo la spiaggia, che dite? Madonna, tutta posso esplorarla? Raga, non sono centrato con la videocamera, mi dà parecchio fastidio la cosa. Ok.
Mamma mia, raga, guardate l'effetto del mare sulla sabbia. Quanto è realistico, Madonna, guarda. Che figo. Vedete che ogni persona vede dei colori diversi. Ma sono drogati, probabilmente. Raga, ma c'è gente che. Come c'è gente che non capisce niente di fisica, c'è gente che non capisce niente di geometria, c'è gente che non capisce un cazzo di videogiochi. Semplicemente, eh. Oh, c'è una grotta qua. Una lanterna. Provvista. Allora, posso fabbricarmi una Molotov? Ma sì, dai. Abbiamo scritto qualcosa sul diario. Oh mio Dio. Aspetta. Oh, carino, mamma mia. Ah, questo l'avevano letto. Questo l'avevano letto? No. Presenza di Dixie. Due cacciatori volevano prendermi in sorpresa. Non gli è andata bene. Sono alla periferia di Las Vegas. Riesco a sentire gli infetti da qui. Ce ne saranno migliaia ancora vivi. Entro le mura. Che incubo, farò il giro. Palmdale, California. Mi sono nascosto in uno scantinato. Speriamo che l'orda si tolga di torno. Mi manchi, patato. Sono ancora in questo maledetto scantinato. Le pile della torcia sono quasi scariche. Il buio fa brutti scherzi. Continuo a vederlo. Sento odore di ferro. Mi manca Dina. Mi manca patato. Che ci faccio qui? Sono uscita. Lorda è stata sviata da un gruppo di escursionisti. Alcuni di loro non ce l'hanno fatta. Due erano bambini. Li ho seppelliti. Raga, Ellie ha seppellito degli sconosciuti. Questo vi fa capire quanto rispettosa è. Mamma mia, lasciamo stare Lady Claire. Sono sulla costa finalmente, è splendida. Fiori ovunque, il mattino sta di malinconia. Non sembra che l'esercito sia passato di qui. Forse non aveva non aveva abbastanza uomini. Come vorrei che Dina fosse qui. Ne andrebbe matta, mi piace il rumore delle onde. Proseguo lungo la costa, non incrocio anima viva da giorni, né barche intatte. E se Tommy si fosse sbagliato? Se non fossero più qui? Meglio non pensarci. Ha dei dubbi, Ellie, ragazzi. Cioè, si è convinta di fare questa cosa, però ha anche dei dubbi sull'averla fatta. Cioè, l'essere partita, abbandonando Dina, abbandonando, cioè, abbandonando, lasciando lì da sola Dina, insomma. Sembra promettente. Mamma mia. Allora, qua vediamo di qua cosa c'è. Niente. FIFA, raga, che palle. Ma non mi ha annoiato a giocare a FIFA, mio Dio. Scheletro. Munizioni pistola. Ah, ce l'ho il silenziatore.
Ottimo. Però togliamolo. Ok, qui è troppo alto. Un pezzo di legno per difendersi, niente di... cioè, meglio di niente. Oddio, però posso fargli un po' il potenziamento con la lama. Però aspetterei, magari troviamo una lama un po' più carina, tipo un macete o qualcosa. Che potenziare, sprecare il materiale per potenziare un pezzo di legno che si rompe subito, mi sembra un po' uno spreco. Ah, di qua. E ora Ellie, come saliamo? Mesa Bluff. Io sono qui e Santa Barbara si trova di là. Comunque Ellie c'ha un coraggio. Cioè da sola, venire qua da sola. C'è qualcuno, ragazzi. Ho sentito. Ho sentito delle voci. L'ho risentita. Mi sa che sono infetti. Eccolo lì. E anche lì. Aspetta, prima esploriamo sta casa.
Martello, vedete? Ho fatto bene a non potenziarlo. Freccia. Avevo detto che ti avrei aspettato qui, ma non è sicuro. I boschi sono pieni di serpi. Non posso rischiare di finire di nuovo in catene. Mi ritroverei nel posto in cui ti ho raccontato la battuta della pallina di ping pong. Mi manca la tua risata. Spero che tu ce la faccia. I boschi sono pieni di serpi, ragazzi. Le serpi sono quel nuovo gruppo, mi sa. Perché ho visto ieri i modellini, le statuette del gioco, e ce n'era uno che si chiamava la Grande Serpe. Quindi che sarebbe il capo di queste serpi. Questo è un nuovo gruppo. Vai piccolina, facciamoli secchi tutti. Ok, ce n'è uno qua. Porca miseria, un pelo. Lì c'è un clicker. Va bene, Mariano, tranquillo. Merda, stalker. Maledetti, c'ho gli stalker nell'erba alta, raga. Sono scomodi, eh. Allora, direi di attirarli magari qui.
Oh merda. Ragazzi, so che sono stronzi, perché mi vedono anche se sono nascosto nell'erba. C'è uno qua dentro, secondo me, quando entro nell'erba nascosto. E non li vedo neanche con l'udito. Non li vedo, quindi... Cioè, non me li segno in bianco, gli stalker. Perché sono tipo mimetizzati. Che spavento! Wow, una villa. Chissà se posso esplorarla. Ok, mi sa che si può esplorare. Ciao Alessio, buonasera. Oh porca, un clicker sul tetto, cosa fuori? C'è una bella cosa, va. Dove è finito il cadavere del Krieger?
Ah, è qua. Non mi ha ritirato la freccia, ma non l'ho preso in testa. Vabbè. Oddio, ragazzi, puoi esplorare la casa. Fermi tutti. Forse posso tagliare da qui. C'è un infetto. Mi sa che è anche uno grosso. Infatti, porca miseria. Oh cazzo! No, 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 oddio. Sti stalker di merda, ragazzi, però. Mamma mia. Maledetti stalker, raga, mi rovinano sempre le strategie stealth. Giuro su Dio, Abby, se ti hanno ucciso gli infetti. Ragazzi, è lì incazzatissima. Mi sa che non è andata giù quella cosa, quella sconfitta. Deve esserci una strada qui intorno. Mamma, voglio andare a parlare con le serpi. Mi spiace dirtelo in questo modo, ma non volevo che provassi a fermarmi. Stiamo morendo di fame, non possiamo andarcene con te e Abuela in queste condizioni. È solo questione di tempo prima che ci trovino. Se riesco a unirmi a loro, avremo protezione. Capisco che è spaventoso, ma ti voglio bene e devo tentare tutto il possibile per te, mi assicuro. Ernie. Mi sa che non è andata bene, eh? Non mi sembrano tipi ragionevoli le serpi lì. Aspetta. Ah. Sembrava aver visto qualcosa. Perché qua c'è un tavolo da lavoro, però prima fammi esplorare la casa. In cerca di altri materiali. Tubo di ferro.
Vedi se sì, grassoni hanno qualcosa. Ah, qua si può passare sotto, ok. Prima fammi finire di esplorare la casa. Anche perché mi sembra che il piano di sopra non l'abbiamo esplorato tutto. Raga, però doveva essere una bella casa questa, porca miseria. Senza i funghi, ovviamente. No, dimmi che non posso più tornare giù. Cioè, su. Ti prego. No, ma sei serio? No, ragazzi, non ci sto. Non posso più tornare di sopra, ma non vale. Pensavo che potevo ritornarci. Sono buttato giù senza pensarci. Porcaccia vacca. Pff, non ci credo. Sto rosicando, ragazzi, adesso. Su, chissà su cosa c'era. Mi sa di sì. Sì, è vera quella immagine lì. Sì. Esiste, esiste. È la PlayStation 4 di The Last of Us 2 in bundle. Che costa una caterba di soldi. Raga, sto rosicando che non posso più tornare su, però porca miseria, c'erano altre due stanze là sopra. Seriamente, vedo il checkpoint. Raga, sto rosicando. No, niente, mi fa ripartire da qua. Mannaggia la miseria. Vabbè, ci andrò quando ci rigiocherò. Che devo fare? Non è giusto, però. No, no, era una PS4. Scusate se sto perdendo un po' di tempo, ma voglio be esplorare bene sta casetta. Raga, sto rosicando che non ho controllato i piani di sopra, porca miseria. Sto rosicando forte. Fortissimo. E vabbè. Tavolo da lavoro. 98 pezzi. Raga. Raga. Vado di arco qua. Allora, il telemetro voglio mettere. Aggiungi un telemetro che vuole previsualizzare il tempo reale e la distanza del bersaglio sul reticolo di mira, vai.
Fighissimo. Vabbè, con 18 pezzi non faccio più niente. Beh, raga, da potenziare mi manca solo sta la pistola di Joel. Una cosa dell'arco e due cose del fucile a pompa. Poi ho potenziato tutto. Mentre miri un bersaglio, un secondo indicatore mostrerà sul reticolo la distanza esatta del nemico. Fighissimo! Vedi che c'è il mirino adesso l'arco. Figo. Figo forte. Ok, dobbiamo andare di qua. Mamma mia, raga, la California, guardate. Bellissimo. Santa Barbara in basso. 24, 25, Constance. Camion militare. Ci dovranno essere munizioni qua sopra. Che c'è munizioni scorte. Anche pezzi di armi, giustamente. Sì, deve essere laggiù. Lo sapevo che scivolava. Lì attenta per dinci. Minchia quante scorte. No, avevo pensato che potevo strisciarci dentro. Grazie Mariano. Sì, ho fatto un numero prima effettivamente, con quei due giganti lì. Sì, qua ci lascio le penne però se mi butto. Forse posso uscire da lì. Perché mi fa ritornare su? Ma che cacchio? Scusa, non muoio se mi butto da qua, vero? Ok.
L'aloe vera, raga, la pianta. Vabbè, qua c'è. Oh mio Dio. Un burrone. Porca miseria. Porca! Pazzo! No! No! E mo? No! Grazie ragazzi. Poverina piccola. Abby? Ma chi Lista è? è ancora viva. L'hanno sistemata per bene. Non Cazzo! durerà neanche un mese. Io dico che per oggi abbiamo fatto abbastanza. Sì, tira giù quello e riattiviamole. Pezzi di merda. Sul serio? Non vale nemmeno la fatica del viaggio, non è che... Cazzo! Ehi, ti ha mosso? No, 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 no. Tutto bene. Ti fa ridere? Ti sei cagato nelle mutande. Che cazzo dici? Che fighetto. Ti piace ridere, eh? Alza. E basta. Lascia perdere, no, dai. Tocca, giusto. Forza. Ti prego, no. È divertente. Fermo. Troppo Ma che divertente. cazzo fa? Grandelli. Godo, bastardi. Mettetevi contro la mia piccolina. Merde. Aspetta, 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 hai detto Abby? Cerchi una certa Abby, giusto? Ne abbiamo catturata una 2 mesi fa. Sì, certo. Una ragazzona. Bionda. Braccia grosse. Era con un ragazzino magro e sfregiato. È lei. Sì, è lei. Se mi lasci andare, ti dico dov'è. Hai ancora tempo prima che faccia infezione. È alla nostra base, in cella. E sarebbe? Raggiunge i binari della ferrovia e seguili fino a un resort. I prigionieri sono in un palazzo rotondo. Ellie, ammazzalo. Non lasciarlo vivo sto ciccione. Uccidilo. Bravissima. Così cazzuta ti voglio, maledetto. Prima fanno i fighi, poi quando si trovano feriti fanno uccidermi. Minchia, raga, si è messi male però, quella ferita è profonda. Miseria, raga. Binari fino al resort. Palazzo rotondo. Binari fino al resort. Palazzo rotondo.
Minchia, si è cucita già. Hai capito, Ellie? Raga, avanti sta ragazza comunque. Raga, questi sono altri bastardi comunque. Gli ho fregato il mitra a quello! Bellissimo! Mitra con silenziatore! Ah, ma faccio un bordello io qua. Ehi. Mitra con Se scopro che silenziatore. qualcuno l'ha aiutato, lo affogo, cazzo! Feccia. Era strano da un po'. È il terzo questo mese. Quando metteremo più uomini al cancello? Le guardie al cancello devono darsi una svegliata. Cerchiamo un giro, vediamo se raggiungono. Ragazzi, con calma, noi siamo i predatori, loro sono le prede. I leoni sono in mezzo, stanno in mezzo all'erba prima di attaccare. Con calma. Vi siete messi contro una ragazza sbagliata, pezzi di merda. Cazzo! Si è mosso alla fine il pezzo di merda. Se aspettiamo a farle. Ah, raga, mi dispiace sempre uccidere i cani, però che pizza. Allora, facciamo una cosa. Ma chi è, amico?
trovarla prima che la ammazzino. Perfetto. Mamma mia, ragazzi, Ellie completamente sporca di sangue. Porca miseria. Ancora più cazzuta così. Ok, andiamo di qua. Ah, chi vi aveva visti a voi? No, c'ha il casco in testa quello, non posso ucciderlo con una freccia in testa.
Eh sì, il tempo di viaggiare fino in California, da Seattle, sì, passano 2 mesetti. Forse ha fiutato qualcosa. No! Ha lasciato una traccia bella. Porca miseria, sto cane di merda! Cos'è sta arma? Ma guarda te! Ecco. Respira. Chiudi la porta. Bella questa. Un altro. Fa male. Ok. Binari fino al resort. Non posso morire ora. Sono troppo vicina. Non morirai, Ellie, non dire ste cose.
Bisogna seguire i binari, quindi di qua si va avanti, in teoria. Fammi esplorare bene qua. Sta diventando notte, tra l'altro, eh. Ok, di qua sono tornato indietro. Serpi. Ecco che dichiara il simbolo. Iene, lupi, luci. Andassero tutti a fanculo. Minchia, veramente, oh. Iene, lupi, luci. Oh, serpi. Di tutto e di più. Raga, fermi che stacco un attimo il caricatore del joystick, perché sennò mi dà fastidio. Ok. Oh, senza filo che rompe le scatole. Ok. Piede di porco. No, preferisco l'ascia tutta la vita. Me la riparo anche adesso. Si chiama così, piedi di porco. Almeno io l'ho sempre chiamato così, oddio. Muoviamoci. È questo l'accampamento? Oh, mio Dio. Palazzo rotondo, eccolo. Tipo il Pantheon, sembra. Sì, più o meno. Palazzo alto è rotondo. Eh sì, oddio. Visto da così sembra un po' Castel Sant'Angelo di Roma. Solo un po' più basso, per i dettagli. Come faccio a entrare? Tranquilla, Ellie, ci inventiamo qualcosa. Ehi, serpi, sono Mackenzie. Sono fuori, libera. Mio marito è morto raccogliendo i vostri maledetti pomodori. Non siamo un gruppetto di vagabondi. Tornerò con altre persone. La vostra ora è suonata. E invece sei morta male. Ciao. Chi ciao? Perché ha detto ciao? Alla rete ciao, cioè al buco, tipo ciao. Minchia raga, Celli che dolorante, però è ferita. Si è cucita, però mi sa che sta perdendo ancora sangue. Avanti, puoi farcela, ancora un po', bello.
Lascialo stare, non sente niente. Ah, diavolo, ho promesso che l'avrei fatto. Che hobby del cazzo. Scommetto che ti sei pentito di essere fuggito, Anthony. Dai, raga, che persone di merda, però. Ma si può? Morirete tutti dal primo all'ultimo. Non ne lascio neanche uno. Ciao, cecchino. Anzi, vedetta. Cazzo, c'è il casco, non me ne ero accorto. Perché non è morto? Ti stanno attaccando! Veniva da laggiù, credo! Ma va, muori, cretina! Forse c'aveva il giubbotto antiproiettile. Sì, c'aveva il giubbotto antiproiettile. Ragazzi, ho 3 flecce esplosive, non le ho ancora mai usate. Che dite, proviamo? Su sto stronzo, ad esempio? Buonas noches, baby. Com'è esplodere in 1000 pezzi, bimbo? È divertente? Ok. Direi che gli è piaciuto. Mariano, ma effettivamente se moriva Dina non aveva lo stesso peso di Joel. Se ci pensi. Poi anche a livello emotivo per i fan. Perché se moriva Dina, non la conoscevamo. Vabbè, è morta Dina, la ragazza si vuole dimenticare. Ma è morto Joel. Cioè. Capite? Ma io anch'io effettivamente un pochinino lo sospettavo. Perché Ellie a Joel, cioè. Per quello se. Detto, qual è il motivo per cui si incazza così tanto e parte per vendere? Perché muore Joel. Piglia, è morto malissimo questo. Madonna, guardate il corpo di sto qua. È sbudellato, porca miseria. Giustamente è saltato in aria. Non è che... Esatto. Ah, io ho pianto tutta la notte praticamente. Ma quindi quello legato è un infetto.
Non è un umano. Cioè, era un umano, ma l'hanno fatto infettare. Che psicopatici maniaci. Aspettate, raga, che stacco il telefono, che ormai sarà carico. Lo metto qua vicino. No, commento di YouTube. Mi hanno chiesto di FIFA cosa ne penso. Mi è indifferente, completamente. Allora. È lì quello legato, quindi... Ah, no, non è... Ma è legato o non è legato? Non è legato. Ma che è sta roba? Ah no, è un ca... È un cavo per terra, pensavo fosse una bomba e mi sono preso un infarto. No, non è legato, mi sa, il tizio lì, eh. Vieni qua. No, allora è legato, perché non si muove. Eh sì, è legato. Puoi dirlo forte. Cioè, hanno legato un infetto per prenderlo per il culo. Cioè, sta gente, boh, va bruciata. Anzi, va fatta esplodere come ho fatto con quello lì. Cioè, è l'unica cura. Eh sì, perché Dina, cioè, ti dispiaceva per carità, perché era la ragazza di Ellie, ma a livello di personaggio non la conoscevi perché è nuova, quindi non reggeva la storia secondo me. Invece con Joel, cazzo, tutt'altra cosa. È brutto, però è vero. Anzi, ti sprona ancora di più a voler vendetta, perché essendo che è stato il protagonista, l'hai usato per tutto il primo, ti affezioni. Ok, raga, sto controllando se c'è altra roba da raccogliere, non mi sembra. Ah no, aspetta, però qua c'è un tavolo da lavoro. È possibile che ho trovato solo un pezzo di... Cioè, un pezzo di modifica. Non potrò fare niente. Ah, invece sì. Ah, l'arco velocità di tiro, quanto che costa potenziarlo? 50, ok, aspetto. Aspetto che voglio potenziare al massimo l'arco. Assolutamente. Absolutely proprio. Ok. Ah, di là a destra si può entrare, però fatemi un attimo. Di là si può salire. Di qua sarà chiuso sicuramente. Infatti. Due frecce, meno male. Ok.
Guardate, raga, che qua. Guarda, raga, io però, ma sto gruppo di Scream. Mandano 70 messaggi ogni volta che vado in live e mi ritrovo 200 messaggi alla fine della live, è una cosa incredibile. E ok, va bene. Allora, non sembra esserci più nulla teoricamente, quindi direi di andare a vedere il piano di sopra. Allora, vediamo un po'. Vediamo su un po'. Oh, vedi che c'erano altri pezzi? Vedi? C'avevo ragione. Non l'ho mai giocato, quindi non ti so dire la mia opinione in merito. Cioè, ho giocato i Rainbow Six, ho giocato quelli vecchi su Play 3, ad esempio. Vegas 2, quelli lì, Mare. Siege non l'ho mai giocato. Quindi non ti so dire, Mariano, mi dispiace. Cioè, non ti voglio dire un parere, giustamente, di un gioco che non ho giocato. Non sono come certa gente che spara merda sui giochi che neanche l'hanno provato, quindi. Allora, siccome qua abbiamo esplorato tutto, io torno un attimo al tavolo da lavoro, perché in teoria, ora posso modificare al massimo l'arco finalmente, ragazzi. Almeno ce l'abbiamo al massimo. Eh sì. Eh sì, ragazzi. Velocità di tiro. Vai. Sostituisci la corda. Figo. Bellissimo. Ok, arco al massimo, ragazzi, finalmente. Ci manca solo il fucile a pompa e la pistola di Joel, che vabbè. Ok. Ok, credo che dobbiamo andare di qua adesso. Frecce e kit medico. Non c'è nessuno? Davvero non c'è nessuno? Sei serio, gioco? Perché mi convince sta calma? Cioè, siamo in un accampamento, abbiamo ucciso 4 persone. Sento una musica. Raga, io non so, non oso immaginare Abby la faccia che fa quando rivede Ellie. E viceversa. Scusate. Potrei uscire da quella parte. Ok, sì, in realtà stavo esplorando un attimo, Ellie. Se non ti dispiace.
Raga, ma sti qua coi caschi sono fastidiosi però. Perché non crepano subito con l'arco. Anche se questo non ce l'ha il giubbotto antiproiettile, in effetti. Merda. Ok. Ma raga, sinceramente evito a sto punto di fare il silenziatore, tanto ho il mitra. Ma sì, facciamo, tanto abbiamo le bottiglie. Fa bagno. Macete. Cazzo, da dove? Avviciniamoci. Ok. Ma come? Ah!
Laggiù! No, sono rimasto, cazzo. Attenzione, è un fumogeno! Matteo! Come ha fatto ad andare a fuoco quello? Ah, ha preso fuoco, ok. Maledizione! Merda.
Rocky, ce l'ho anch'io Rocky per PS2. Bellissimo. Anzi, l'ho finito pochi giorni fa. Lo sono rigiocato. Cosa stanno facendo? Se non è uno spoiler, dimmelo. Cacchio, raga, ho solo una freccia normale, purtroppo. Ho una freccia normale e tre esplosive. La miseria quanti sono. Ehi, sto bene? Controllo. Vado io. Mamma mia, Ellie. Cazzo!
Raga, ma dove ci stiamo andando? Mamma mia. Aspettate che leggo. Stanno seriamente facendo una petizione per far sviluppare il gioco da capo a far... da capo. E far cambiare la trama perché a moltissimi giocatori non è piaciuta. Non spoilerò, tranquilli. In molti cosa si aspettano? Hanno fatto morire Joel. Se no la trama non poteva subire cambiamenti. La morte di Joel ha fatto scattare una scintilla nella testa di Ellie. Ma non scassa solo la minchia, va. Quando escono i giochi da Dio si lamenta. Ragazzi, la gente si lamenta sempre. Raga, la gente si lamenta sempre. Non si accontenta mai. Mai. Cioè, si sono lamentati pure su Resident Evil 2 Remake. Vi ho detto tutto, dai. Su. È bello il gioco, ma beh, Claire è brutta. Claire è brutta. Ma siete voi che non siete tanto normali. Avete dei gusti. Cioè, andate... Non lo so, non voglio essere volgare, sto zitto. Mi fermo qui. Ah, ho letto anche una critica della Last of Us. Ma le femmine sono tutte brutte. Non sono top model, va bene, ma sono ragazze normali. Cioè, Ellie è brutta? Beh, lasciate adesso, adesso che adesso è piena di sangue, però nel senso. A me non sembra tanto brutta, anche Dina è una bella ragazza, cioè, voglio dire. No, loro vogliono le top model giapponesi, tutte tettone, capito? Tutta... Ma andate a cagare, state zitti. Bimbi minchia. Eccoli. Sta stronza. No. No. Uccidi la cazzo! Stronza! Ho preso le chiavi! Apri la porta! I fucili! Ma è lei? Quella è Abby? Ah no, è un maschio. Ehi, fermi. Okay. Dov'è Abby? L'hanno morsa. Indietro. Ehi, ammassa quella cazzo di arma. Ehi, ehi, ehi. Ehi, Abby è scappata. È giù ai pali. Ai pali? Scendi in spiaggia. Non puoi sbagliare. Tanto sarà già morta. Merda. Andiamo. Ma regà, ma che c'è da... Ma state vedendo che gioco... Che cazzo di gioco hanno fatto? Ma siamo seri? Ma non ci credo io sto prigioniero. È impossibile che Abby si è fatta mordere. E poi dov'è la... il ragazzino? Dove sei? Abby. 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 Raga, Ellie sta impazzendo comunque. Cioè l'errore psicologico penso che siamo proprio al limite. Minchia, raga, è messa male, Ellie. Raga, non ce la fa più, Ellie, porca miseria. Sta sanguinando, quella stronza gli ha dato il calcio proprio sulla ferita. Come ha fatto a scappare Abby, scusatemi? Se la cella era chiusa. Raga, la spiaggia è qua, mi sa, eh? Oh mio Dio!
Dite che l'hanno impiccata. Eccola, la treccia, ragazzi. È lei? Ah no, non è lei, ma vaffanculo. Sembrava lei, c'aveva la treccia. Sento tossire però. È questa? No. È lei? No, non può essere lei. È lei! Oh mio Dio. Sei tu. Non era fuggita allora, l'hanno legata su un palo, cioè non era fuggita. Ragazzi, dimagrita di brutto! Non sembra neanche lei! Guarda le braccia come sono più piccole! Lev. Ah, eccolo Lev. Raga, secondo me va a finire che lei non la vuole uccidere. Secondo me la aiutiamo adesso. O forse no? Le barche sono di qua. Attenzione. La stiamo aiutando. Raga. Raga, Ellie è messa malissimo, però. La stiamo aiutando! Forse perché Ellie ha visto il bambino e allora forse... si è fermata? Minchia, raga, non sembra neanche Abby quella. Cioè, è dimagrita di brutto. Giustamente stando in prigionia. Oddio, ma quella è l'immagine dell'inizio gioco? Del menù? Raga, non la vuole uccidere più. Oh mio Dio. Forse sì. Non puoi andartene. Non intendo farlo. Non voglio combattere. Devi invece. No, Ellie, non sei tu questa, però. Lui non c'entra. C'entra per colpa tua. Raga, la resa dei conti.
Lasciaci! Porca merda! Non l'ha uccisa, ragazzi. Vai. Portalo via. La sua parte buona ha vinto, ragazzi. Madonna, non c'ha più di due dita.
Se n'è andata. Dina se n'è andata. Ma come? Finestra mi ricorda tanto della Last of Us 1, ragazzi. Avrà lasciato un biglietto? Cioè, tutte le cose di Ellie sono qua. E mo non può più suonare senza due dita. O sbaglio? Ah, sì. Posso. Non completamente può suonare, diciamo. Vedi, non riesce a suonare completamente. No, che brutta cosa. Ogni volta che lo vedo è un colpo al cuore, porca miseria. Cosa bevi? Dove l'hai preso? Da quei tizi della settimana scorsa. Oh. Non ho il coraggio di dirti con cosa l'ho scambiato, ma non è male. Potevo gestirlo io, Seth. Sì, lo so.
e smettila di tormentare Jesse per le mie pattuglie. Ok. Dina. È la tua fidanzata? No. No, lei è stato solo un bacio. Non significa niente. Non so perché l'ha fatto. Però ti piace? Sono una stupida. Senti, io non lo so che intenzioni abbia quella ragazza, ma... so che sarebbe fortunata ad avere te. Sei proprio uno stronzo. Non sto cercando... Sarei dovuta morire in quell'ospedale. La mia vita avrebbe avuto un cazzo di senso. Però tu me l'hai impedito. Se il Signore mi concedesse di rivivere quel giorno, lo rifarei. Rifarei lo stesso. Non credo che potrò mai perdonarti. Ma mi piacerebbe provarci. Si vede in giro. Certo. Raga, l'abbiamo finito. Bello, raga, bello, bello, bello.
Bello, bello, bello. Ha avuto un finale strano. Adesso ne parliamo comunque. Infatti, infatti. Adesso ne parliamo un attimino. Ragazzi, a me è piaciuto il finale, nel senso, con Abby. Lei non l'ha uccisa, alla fine. Ci ha provato, ma non ce l'ha fatta, perché non è diventata come lei. E questo è importantissimo. Capite? Perché Ellie non è diventata come Abby. Non ha ceduto alla vendetta, mentre Abby l'ha fatto. Quindi Ellie ha vinto in un certo senso, ha vinto comunque. In un lato emotivo ha vinto. Mentre Abby ha fallito. Perché tutte e due hanno condiviso lo stesso dolore. Perdere un padre. Perché Joel per Ellie era come un padre. Però lei, Ellie, alla fine non l'ha uccisa, mentre Abby ha fatto la sua vendetta. Capite? Capite dove voglio arrivare? Bello, mi è piaciuto il finale. Mi è piaciuto. Infatti mentre là ero... Mentre ero ad affogare Abby ho detto... Però... Stiamo facendo davvero la cosa giusta. Infatti dopo lei si è fermata. E sono contento, sono contento. Perché addirittura Ellie era arrivata al punto da puntare un coltello alla gola a un bambino, raga. Cioè, non era Ellie quella. Per quanto riguarda Dina... Bella domanda. Bella domanda, ragazzi. Bella, bella domanda. Sarà tornata Jackson? Non lo so. Questo finale lascia delle domande. Lascia delle domande. E a questo punto non lo so. Ma non è poi così tanto assurdo un The Last of Us parte 3 a questo punto, ragazzi. Perché Dina che fine ha fatto? Ellie dove sta andando? Dove è andata? Adesso. Secondo me la scena finale vuol significare che comunque Ellie si è lasciata alle spalle il suo passato. Joel, Lucy, Abby. Raga, mi viene da dire... Non so perché dico Debbie. Vabbè, mi viene da dire Debbie ogni volta. Abby, ok. Si è lasciata il passato... Quella scena è come dire, anche la chitarra l'ha lasciata. Perché non avendo più le dita, la musica, ragazzi, mamma mia. Dicevo, ha lasciato anche la chitarra. E si è vista questa inquadratura con la chitarra e Ellie che se ne va nello sfondo, sfocato. È come se lei si è lasciato tutta alle spalle il passato e voleva ricominciare a vivere un'altra vita nuova al 100%. Forse si è lasciata alle spalle anche Dina? Non credo. Non lo so, ragazzi. Secondo me un parte 3 prima o poi lo potrebbero tirare fuori. A questo punto. A questo punto, ragazzi. Perché il finale di The Last of Us parte 1 era autoconclusivo anche abbastanza. Però ci hanno fatto un 2. Quindi non vedo così assurdo la questione del 3. Poi non so, ditemi voi nei commenti cosa ne pensate. Grande, grande capolavoro, sì, assolutamente. Di niente, Mariano, anzi, un piacere. È stato un piacere per me. Secondo me è tornato a Jackson, dove si sta dirigendo Ellie per Tommy e Maria. Ma non lo possiamo sapere a questo punto. Non lo possiamo sapere. Anche perché Dina era indecisa se andare a, se tornare a Jackson o no. Mi pare strano che abbia... Senza Ellie così l'ha lasciato. Neanche un biglietto, niente. Strano, ragazzi. Sapete cosa ho pensato? Potrebbe essere una teoria assurda. Ma voglio il vostro... Voglio il vostro parere.
che Dina e il bambino in realtà non c'erano. Perché la casa dove Ellie è adesso entrata era troppo mal ridotta, le foglie per terra, il pavimento nero. Io non vorrei che ogni stanza non più curata, solo la stanza di Ellie appena appena con tutte le sue cose. Io non vorrei che col problema psicologico di Ellie, Ellie abbia immaginato Dina viva ancora, il bambino, ma in realtà loro due sono morti. Non so, ci ho pensato, forse è assurdo sta cosa qua, forse non è così. Però ci ho pensato per un attimo, non ve lo nascondo ragazzi. Però Tommy ha parlato con Dina, quindi teoricamente... Non lo so. Ora probabilmente un The Last of Us 3 uscirà nel 2028. Probabilmente. Su PlayStation, alla fine di PlayStation 5 uscirà. Non lo so ragazzi, perché The Last of Us ha il vizio di uscire ogni fine console. Fine PS3 erano portato l'1 sul PS4. Ora fine PS4 porteranno il 2, inizio PS5. E fine PS5 uscirà il 3. Vabbè, non lo so. Però raga, le musiche. Raga, non abbandonate la live, perché adesso ci vediamo i bozzetti insieme, le cose extra. Non abbandonate la live. Cioè non tutti, però quelli che possiamo vederci ce li vediamo. Forse faranno un DLC come verrà chiarito tutto. Può essere, come hanno fatto Left Behind sul primo, potrebbero fare un DLC. Potrebbe essere. Non lo so perché c'è PS5 di mezzo. Però potrebbero tranquillamente riproporlo su PS5 con già il DLC integrato. In effetti ci potrebbe stare. Non lo so. Angie, forse un terzo ci sarà. Dina ha lasciato Ellie, non averla ritrovata nella loro casa è la conferma. Sì, sono... Allora, diciamo che anche se non fanno un 3, questo finale ci sta, perché è molto conclusivo, nel senso. Però due o tre domande ti rimangono. E Dina che fine ha fatto? E Ellie dove sta andando? E Tommy e Maria come proseguono la loro vita a Jackson? Può essere anche che il prossimo The Last of Us non ci siano più personaggi che conosciamo, ma nuovi completamente. Può pure essere. Sempre se Naughty Dog vuole portare avanti The Last of Us, può essere anche che questo è l'ultimo capitolo. Ragazzi, per ora non possiamo saperlo. Dobbiamo aspettare, il tempo ci dirà tutto. E poi il lettino dove l'ha messo? Dipende se avrà successo. Ma Mariano, ma secondo te non avrà successo? Dai. Ma ti pare? Ragazzi, è un gioco che aspettavano tutti da 8 anni, Esclusiva PS4, che stiamo parlando? Ah, sto pezzo mi fa impazzire. Gustavo, ragazzi. Sentite come ci dà dentro. Ma i giocatori non capiscono un cazzo. Non lo so, raga, allora a me è piaciuto tantissimo. Io, allora, vi parlo col cuore in mano, ragazzi, davvero. Col cuore. Amore, non ho capito il lettino. In che senso il lettino dove l'ha messo? E poi il lettino del bambino? Può essere che l'abbia smontato. Non lo so. Ma anche per quello ti dico, magari... Si è immaginata tutto. Io ho sto dubbio, raga, perché Naughty Dog non è... Cioè, è birichina sta cosa. Cioè, vi basta pensare solo il trailer dove si vedeva Joel che la teneva così, ma era Jesse in realtà. Io non vorrei che Ellie si è immaginata tutto per il trauma, raga. Si è immaginata di avere Dina lì col bambino, vive, felici. Io non vorrei che fossero morti Dina e il bambino. Quando Abby l'ha sbattuta... Perché minchia, non l'ha sbattuta piano, raga, Cioè, è stata colpita da una freccia, Dina, e l'ha sbattuta nel pavimento fortissimo, tante volte. Cioè, voglio dire, non è una cosa... Poi incinta pure. Non lo so,
c'ho sto dubbio io. Io appena ho visto la casa vuota, mi ha ridotto. Ho detto, scusa, in 2 mesi è così, mi ha ridotto. Era così pulita prima la casa. Non lo so. Secondo me si è inventato tutto. Cioè, si è immaginato tutto, ragazzi. Poi potrebbero esserci tanti. Tanti teorie, raga, dietro. Come il finale di The Last of Us 1, ragazzi. Quanto ci abbiamo fantasticato per 7 anni. E le luci. Ah, e le luci, soprattutto. Le luci sono ancora vive. Raga. Allora, il finale è autoconclusivo. Ci sta. Cioè, potrebbe essere anche finito qua The Last of Us, raga. Però potrebbero anche fare un seguito. Lo sapremo più avanti. Nei mesi a venire, vedremo come va, ragazzi. Anche perché Uncharted ne hanno fatti 4. Questo qua della sto fa solo il 2. Quindi, non lo so. Non lo so. Anche perché Naughty Dog. Uncharted l'ha finito. Non penso ci saranno altri Uncharted. The Last of Us. Ragazzi, Ellie che canta. E mi curano per il copyright. La. No, raga, salto, sennò mi bannano il video subito in istante. Sì. È cambiato. Nuova partita più sbloccata. Affronta l'avventura una seconda volta conservando tutti i potenziamenti e gli equipaggiamenti ottenuti nel corso della prima partita. Potenziamenti e formule saranno disponibili all'avvio della partita. Le armi saranno disponibili dopo l'arrivo di Ellie a Seattle. Vabbè, sicuramente me lo rigiocherò. Sicuro. Trofeo guadagnato. Il mio dovere. Completa la storia. Allora, fermi tutti ragazzi, perché ora, a parte questa immagine che è bellissima. Extra. Modelli, andiamo prima a vedere i modelli. Le luci si sono spente. Magari dopo sta battuta, veramente io stacco la live. 224 punti, bomba. Allora, mi compro questa, Ellie. Compro questa. Questa. Di sto coso voglio io. Madonna mia. Ok, per gli altri personaggi aspettiamo, perché voglio prendermi qualche bozzetto da vedere con voi. Vai, vediamoci Joel. Ok. Voglio assolutamente vedere qualche bozzetto con voi. No, non ho tolto. Non sono stupido. Non ho tolto i. Tutti i modellini nuovi che ho sbloccato. Questo. Ok. Raga. Allora, Santa Barbara, la fattoria. Epilogo, l'epilogo voglio vederlo subito. Ok. Tutti sti artwork, ragazzi, li vediamo tra poco. Aspetta, quelli là di Abby non voglio vederli. Prendiamoci prima quelli, tutti quelli di Ellie. Cioè quelli legati ad Ellie. Perfetto. Ci rimangono 9 punti. Vabbè, fa niente. Allora raga, partiamo da Jackson. Qua ci sono 7 immagini, vediamo. Bella. Oddio, sembra quasi live action sta foto.
Kakami! Ah, ciao, grandissimo, ci sei anche te. Grande, c'è... Oddio, c'è la coroncina. Come mai c'è la coroncina? Attenzione. Cioè, so che sei un mio grande fan. Però... Mi fa piacere vederti anche qua su Twitch, bella. Bella, bella. Andiamo avanti. Ok, oddio, chi è questo? Joel? Non mi sembra Joel. Oddio, sì, è Joel, c'è l'orologio. Che brutto. Wow. Ragazzi, qua sono tutti disegni, eh. Wow. Ah, è Twitch Prime, ok, perfetto. Comunque, Kakami, ti avviso anche te, sotto qua nel video trovi tutti i banner, eccetera, tutte le informazioni. Che voto daresti al gioco? Allora, ragazzi, sicuramente il mio voto è 10, 10 su 10, assolutamente. Adesso che l'ho finito, vi posso dire che... Allora, sotto il profilo grafico, tecnico... Quindi tecnico comprende anche sonoro, grafica, bug, eccetera. È tutto perfetto. Bug non ne ho visti. Ho visto solo un bughetto, ma insignificante. Cioè che a volte, proprio, ma in 30 ore mi è capitato 2 volte, tipo il fucile dietro lo zaino si compenetrava con lo zaino. Però vabbè, dopo prendendolo e rimettendolo a posto, lo rimetteva a posto bene. Quindi roba veramente... Idiota. Ragazzi, io non ho mai giocato un gioco così curato, ma anche così avanti sotto il punto di vista di generazione, raga, perché è un gioco PS5 secondo me, raga, questo qua. Non può. Cioè, hanno fatto un miracolo, raga, su PS4. Un miracolo. E la play è silenziosissima. Non fa un cacchio di rumore la ventola. Cali di frame rate ce ne sono stati 2 o 3 in 30 ore. Quindi, cioè, tanta roba. E soprattutto è stato uno dei giochi che mi hanno fatto più emozionare, più piangere, più ridere, più tutto della mia vita. Bellissimo, Kakami. Bellissimo. 10 lode, esatto. Vabbè, la lode non c'è. 10 su 10, ragazzi, si dà ai giochi. 10 su 10, sì. Sicuramente sarà in top 10 2000... 2020, sicuramente. Andiamo avanti, va. Che belli sti disegni, ragazzi. Questi qua praticamente... Ok, sono finiti. Questi qua sono disegni... Oddio, chi è Ellie questa qua? Sono disegni che hanno fatto durante lo sviluppo del gioco. Oddio, non sembra neanche Ellie questa. Vedi, fanno tutte le prove del design dei personaggi, disegnandole, vedi? Questa è praticamente uguale, solo con i capelli un po' più lunghi. E già ci assomiglia un po' di più che i capelli più lunghi. Wow. Dina. Jessie. Ah, Madonna, Jessie, che foto da figo le hanno fatto. Che disegno da figo le hanno fatto qua? Bellissimo. Raga, record di spettatori stasera, siamo in 7. Grandi bomber. Grandi, grandi bomber. Maria. Ok, finiti. Sapere che Joel è stato ucciso proprio quando Ellie aveva deciso di perdonarlo ha fatto davvero male. Hanno perso tanto tempo per stare in bene insieme. Se solo Abby avesse saputo. Già. Ok, anche Angel gli ha dato 10. 10, super 10. Abby è troppo accecata dalla vendetta, infatti ci ha pensato lei. Ci ha perso lei. E infatti. Ed è qua che Ellie ha vinto, perché Ellie, nonostante fosse accecatissima dalla vendetta, ma comunque alla fine l'ha lasciata vivere. E dimostra la bontà dell'animo di Ellie. E non ho parole, ragazzi, è stato un gioco veramente che aspettavo da 8 anni. Eccola qua, Abby, parli del diavolo, spuntano le corna.
Oddio, chi è questa qua? Dina? Owen? Wow. Pattuglia. Raga, mi viene da piangere. Scusate un attimo. Bello, mi è piaciuto proprio tanto. Mi è piaciuto proprio tanto, ragazzi. C'è proprio tanto. Si parla comunque di personaggi. Cioè, Ellie ha sofferto, raga, soffre ancora. Cioè, la botta finale è stato che non ha più potuto suonare la chitarra, raga. Là è stato veramente. Mi si è stretto il cuore. Perché può essere anche una cosa stupida. Ma insegnare la chitarra era stata Joel. Quindi lei non può neanche più fare quello per ricordarselo. Capito? È brutto. È stata una scena commovente. Non forse tutti ci sono arrivati al significato di quella scena con le dita che non riusciva bene a suonare. Alla fine Ellie mi ha fatto vincere Ellie ha fatto vincere la sua umanità. Meno male che non mi hanno fatto ammazzare Ellie, se no distruggevo Naughty Dog. No, infatti anch'io, infatti chiederò a tutti Kakami, anch'io quando usavo Abby che combattevo contro Ellie, c'avevo quella paura fin dall'inizio. Infatti se ti riguardi le live, lo vedrai. Mamma mia, che clicker. Mamma mia, che schifo, raga. Sono fatti benissimo questi disegni. Guardate che schifo, tutti i funghi. Oh, Madonna. Madonna, che merda. Raga, fanno impressione tantissimo gli infetti di The Last of Us. Fanno veramente impressione. Tra l'altro, io i funghi, tutte le cose fungose. Anche i funghi, cioè i funghi normali, se io li taglio li vedi in mezzo, mi fanno di uno schifo. Cioè li mangio, però a guardarli crudi all'interno, che schifo, madonna. Non so perché mi fanno senso. Mamma mia, ragazzi. Lorda. Ah, questa è Abby. Ah, vedete, nei disegni però non le hanno fatto la treccia nei disegni all'inizio, le hanno fatto la coda lunga. Madonna, ragazzi, i disegni sembrano quasi live action, fan paura. Mamma mia. Ah, che forse prima di The Last of Us 3, se mai lo faranno, avremo prima la serie TV e io non vedo l'ora, sinceramente. Come al solito la gente. Aspetta, eh. Ok, la gente gli ha messo 0 per accuse false. Sì, la solita storia di giocare prima di giudicare, ma non ci arrivano. Ci sarà sempre sto cane, sta cosa. La gente aveva sempre qualcosa da dire, vogliono soddisfare le loro preferenze e i loro gusti. No, è che la gente non sta contenta mai, ragazzi. Vuole una cosa, poi tu gli metti quella cosa e si lamenta di un'altra cosa. È così l'uomo, è stupido. Fanno giocare con un trans. Vabbè, raga, ma ste cose passano proprio a gente ignorante, raga, non hai capito un. Guarda, lasciamo perdere. Ma io ho fiducia sulla serie TV. Se la fanno bene viene una figata che The Walking Dead. Cioè, se la fanno bene, ragazzi, viene una cosa. Più che altro non so se metteranno Joel e Ellie, perché siccome. Forse saranno con personaggi diversi, non lo so. Oddio, sembra quasi Tessa questa. Oddio, Joel. Tommy? Chi è quell'altra? Ma
Oddio, mi ha staccato un braccio. Oddio, ma è... Oddio, forse è un disegno di come hanno immaginato all'inizio l'omicidio di Joel. Cioè, quello è Joel con Abby, che non sembra minimamente Abby, ma forse l'hanno cambiata poi. Che gli taglia il braccio addirittura, mizzega. No, però quella non è la pistola di Joel per terra. Boh. Ah, questa è Ellie, sicuro. Manny. Sto stronzo qua. Seattle, giorno 1. Bello. Madonna! Madonna, fa impressione, povero Joel. Raga, ma comunque è live, questo è live action, non è un disegno. Joel e Tommy. Oddio, ecco questa qua l'avevo vista ieri con Angie, che le avevo detto... Qua fanno vedere come hanno portato via il corpo di Joel, ragazzi. Guardate Ellie che piange lì. E Dina è dietro quell'abbraccio. Madonna, raga. Potevano metterla però sta scena, perché non l'hanno messa? Cioè, sarebbe stata una cosa in più. Guardate Ellie che c'ha in mano l'orologio. Mamma mia. Cioè, raga, pure i disegni ti fanno emozionare, una cosa incredibile. È figa. Dicono che uscirà a settembre, agosto-settembre. Potrebbe anche farla con Joel e Tommy durante i 20 anni. Ah, può essere. Su Sky arriverà e saranno sicuro 2 stagioni all'inizio. All'inizio Joel doveva essere il nemico principale del gioco perché doveva tradire Tess. A un certo punto del gioco Tess doveva torturare Joel per costringerlo ad accompagnare Ellie dalle luci. Ah sì, sarà stato un concept iniziale, poi l'hanno cambiato. Ah, con tutte le acconciature, va. Raga, quanto lavoro che c'è dietro comunque. Partono da dei disegni, da degli schizzi e realizzano. Mamma mia che roba. Poi c'è gente che dice ancora che i videogiochi sono roba da bambinetti e che non sono arte. Ma andate a fanculo, va. Madonna, guarda che roba, raga, sto disegno. Porca miseria. È l'idea. Mamma mia, guarda che roba qua. Lì numero 1. Ciao Mariano, grazie per averci seguito.
Ah, grazie, grazie, arriverà, arriverà. Arriverà, ragazzi, arriverà. Questi qua sono i nemici. I lupi. Mamma mia. Mamma mia. Boh, schifo, mamma. Raga, fanno un senso. Cioè, io non immagino come li faranno nella serie TV, raga. Che schifo, faranno impressione. Cioè, già fanno impressione i disegni così. Non è detto, eh. Qualcuno sarà rimasto vivo sicuramente. Vabbè, sì, la maggior parte saranno morti. Mamma, guarda sta roba. Che bella sta foto di Ellie. Oddio, sembra più adulta qua però. Qua è Dina che sbocca. Vabbè, queste sono live action, raga, comunque. Un regalo di compleanno, oddio. Questa sì che è una grossa montagna di merda. Figo. No, come sono finiti? 7 il giorno 2. 20 foto, porca miseria. Eh sì, raga. Sì, c'è Gioella, mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Che personaggio. Guarda come sono divertiti a disegnare Jessie, oh. È una cosa incredibile. Fighissima sta foto, i colori di sta foto. Wow.
Wow. Mamma mia. Serafiti. Madonna, sei inquietante. Madonna, sei inquietante. Cavacca. Fighissima sta immagine di Ellie sdraiata con l'arco. Stalker maledetti. Bellissima questa. Ah, qua quando ho ucciso Mel è incinta. Questa è Abby da bambina. Che meraviglia. Ma il cane l'hanno tagliato completamente dalla fattoria. Non c'era un cane. Teri. Fagottino.
Beh, può essere anche che comunque lei si è sentita abbandonata e l'ha lasciata, cioè, compiendo questo gesto di andarsene, come dire, è finita. Te ne sei andata. Hai preferito la vendetta a noi. Può essere anche quello, raga. Quanto lavoro dietro qua, mamma mia. Comunque il combattimento di Abiel alla fine è stato qualcosa di epico. Bellissimo. Bellissimo. No, ma infatti sono, cioè, sono stato d'accordo con Ellie nel partire io, per carità. Ma infatti, i prezzi. È vero, Ellie l'ha salvata praticamente a Abby, vero? L'ha slegata da lì e l'ha salvata. Ha senso comunque, ha pienamente senso il finale, è bellissimo. Il finale è bellissimo, ragazzi. È molto commovente il finale. Raga, le ultime 18 foto che ho sbloccato, poi me ne mancano. Mi mancano tutte quelle di Abby, però vabbè. Le sbloccherò poi in seguito. Joel, Joel. Sta scena è straziante, sta scena qua. Lei che abbandona la chitarra e se ne va. Ragazzi, che dire, raga? Io vi saluto e vi ringrazio. Grazie a tutti coloro che sono stati in live, che hanno seguito tutta la serie in live qui su Twitch. Grazie a tutti i nuovi follower, siamo arrivati a 30. Grazie di cuore a tutti, ragazzi. Vi auguro una buonanotte. E ci vediamo sul mio canale Instagram, sul mio profilo Instagram per le nuove novità da domani in poi. Ma sono quasi convinto che porterò Crash tutti i Crash Bandicoot, perché poi a ottobre voglio portare il quarto, quindi porterò tutti i Crash Bandicoot qua su Twitch. E niente, buonanotte a tutti ragazzi. Giocone della Madonna. E niente. Notte raga. Ciao ciao. Grazie a tutti davvero ancora. Ciao raga. Che gioco. Bellissimo. Bello bello bello. Bravo Naughty Dog, bravo Naughty Dog, non deludi mai.